Allora ragazzi, ancora da Heritage, in compagnia di Omar, Marino e Gianni che è qua di fianco a me, e la zona delle classiche. Da dove vuoi partire, Omar? Allora partiamo dal rally che non facciamo. Allora qui abbiamo una replica di quella che è stata costruita in soli 3 esemplari da Lancia, che è una Fulvia Barchetta. Quindi la meccanica della HF, però veniva eliminato il sedile del passeggero, veniva fatto diventare monoposto, tolto il vetro e montato roll bar. Questa nasce come HF 1600, il cliente che ha speso una follia, ma veramente una follia, per rifarla e replicare la barchetta di Lancia. Ha fatto un bel po' di gare classiche, le ha vinte praticamente tutte, poi si è, tra virgolette, ritirato, nel senso che ha detto no, basta, mi sono stufato, e ha deciso di venderla. Anche qua compri la storia, compri una macchina che non puoi trovare e soprattutto una macchina vincente. Calcolate che il prezzo che noi chiediamo, che sono circa 60.000 euro, non è neanche quello che ha speso di carrozzeria. Immagino. Cioè, ha speso una follia. Macchina velocissima, divertentissima. Calcola, Omar, che sono andato a vederne un'ora per un mio cliente, 1.600. Hanno preso prezzi folli, sì, assolutamente, sulle 55-60 mila euro di una normale per arrivare al fanalone, dove ha superato tantamente le 90 mila. Assolutamente. Invece di fianco abbiamo la macchina di un mio cliente e amico. Allora, ragazzi, io mi sciolgo perché io ero piccolino, però ricordo di aver, mi ricordo di aver visto piangere mio papà. Io non mi ricordo se avevo 2 o 3 anni, ma me lo ricordo ancora, perché aveva la 125 S, quella più bella, verde, e gliela rubarono in via Tartini a Milano. E io mi ricordo che vidi mio papà piangere, anche perché se l'era comprata con i sacrifici. Ed è una macchina che è sempre rimasta nel cuore. Io mi ero ripromesso di prendergliela se l'avessi trovata, una 125 S. Adesso però gli anni anche di papà sono troppo avanti, non avrebbe nemmeno più senso. Però potresti fargliela vedere. Qua è aperta la porta per un discorso che introduce la parte classica. Perché prima di un discorso commerciale c'è un discorso emotivo, cioè quando ti avvicini a un classico e ti avvicini ai tuoi ricordi, a tuo papà, alla tua famiglia, a uno zio, al miglior amico, c'è sempre un ricordo e ti riaccende qualcosa. Quindi molte delle macchine che vedi di qua sono macchine a cui io ho un ricordo particolare, per esempio le due Mercedes, che mio papà aveva una 500 SL nel 90, che all'epoca era un aereo, e io sono legatissimo a questo specifico modello. Questa, tornando invece alla 125, è di un conosciutissimo giornalista, che è Andrea Farina, di Motor One, simpaticissimo tra l'altro, un ragazzo veramente d'oro, e me l'ha resa, anche lui controvoglia, su una Mini che gli ho dato io. L'ho presa anche qui di nuovo con l'intento di fare qualche gara classica, di andare in qualche raduno. Adesso ho avuto 2 bambini che hanno 3 anni e mezzo e non ho mai avuto tempo per farlo. Ti dico la verità, mi piacerebbe portarla, perché questa, ricordati, che è la prima Fiat che hanno usato per fare rally. Cioè la 125 ha aperto le porte al gruppo Fiat per il rally. È in registro Fiat italiano, ovviamente alle Fish. Sì, sì, ma una macchina tra l'altro molto conosciuta. Questa ho deciso di metterla in vendita, ma se non la vendono non mi dispiace, dico la verità. Questa parte, quello che rimane, io sono felice. Non è che esatto, non mi dispiace. Non diventi pazzo. Le due BMW le ho messe infatti alla fine, perché nel percorso... Non ne vende neanche una. Esatto. Esatto. Qua ci sono le due Mercedes. SL, io non posso capire un capitolo, perché per me l'SL, ho sempre detto, tra l'altro lo condivido con Omar questo, che sia la prima fatta, che sia l'ultimissima fatta, l'SL è uno stile di vita, non c'è niente da fare. L'SL è l'SL, non ha, no, è una categoria a sé. Io, calcolate che quando i miei amici da ragazzi avevano le Porsche, io compravo l'SL. Io ho avuto l'SL 500 nel 2008, quando avevo 28 anni, i ragazzi dicono, ma la macchina da vecchio, è uno stile di vita, vai veloce, non vai mai tanto forte. Questa è un 300. Questa è un 324, nera automatica, col clima e l'hardtop ovviamente, che all'epoca sul 300 era un accessorio, non era di serie. Questa è quella che
tutti chiamavano la gigolò perché American è diventata gigolo, famosissima in American Gigolò nell'80 con Richard Gere, con la Bobby Ewing che ce l'aveva rossa, tu sei più piccolo, ce l'aveva Pamela che si è ammazzata nel film, dai mi cadi su questo, non è una macchina di Bobby, che poi sai che risorge adesso ne vuole, secondo me è una macchina di Bobby, però vabbè. No, ma secondo me si è ammazzata Pamela. Io Pamela, scusate, apro parentesi, ma di Pamela avevo il numero di Playboy. Vi assicuro che due tette così belle, scusate se vi vago, ma due tette così belle come quelle di Pamela non le ho mai avute. Questa è americana, perché vedi che ha il paraurti distanziato rispetto a quella europea, il faro tondo, perché per le leggi in quegli anni qua c'era l'obbligo all'assorbimento, esatto, c'era la legge di immatricolazione americana che imponeva questa, chiamiamola bruttura, che in realtà anche qui negli anni a certi invece piace di più così. Vi ricordate l'Alfetta 2000 col paraurti americano? Era 75, aveva, era orrendo l'Alfetta 2000, mi ricordo la anche versione americana, la chiamavano il duetto che ha graduate, era regalo dei pazienti ai laureati. Però vedete, voi non siete grigi di capello come me, questa è una macchina che va bene per grigi di capello, va bene per tutti, questa macchina va bene per tutti. Poi abbiamo bellissima la mamma delle SL, la 190. Che è la 190 SL, che per me rimane il riferimento, se calcoliamo che è una macchina del 60. Questo è un restauro fatto in maniera eccelsa, con colori dell'epoca, quindi matching number, matching color, sia interno sia esterno, moquette azzurra, cappotta e pelle blu, volante bianco, le frecce le ha qua. Quindi da qua noi mettiamo freccia a sinistra e freccia a destra. Ci ho messo un mese a capirlo, perché andavo via con la freccia accesa e da, a forza di diventare matto ho capito che era lì. Questa, ovviamente ragazzi, qua è una macchina classica, classica, freni a tamburo, più difficile anche nell'uso normale, ma è un monumento. Questa era stata voluta apposta dall'importatore americano, perché la 300 SL, che è la famosa Ali di Gabbiano, in America andava bene, e l'importatore americano aveva avuto l'intuito di far produrre una macchina con un motore più piccolo, quindi con un 4 cilindri 2000, ma cabrio, e in Nord America ha aperto le porte poi per quella che è diventata l'SL Pagoda, poi c'è stato la Gigolò, infatti il mercato di riferimento per l'SL è Nord America, da sempre. Sempre piaciuta moltissimo. Cosa vale, voglio dircelo? Qua siamo a 200.000. 200. Sì. Questa tra l'altro è un'altra di quelle che se non va via mi fa piacere. Ecco. Ho dato via, però Marino, ho dato via la mia SL 230 che ci ho perso il cuore, traccata a Bergamo tra l'altro. Sì. E ho dato via la mia 308 che infatti non vedi più, esatto, con 10.000 chilometri, che però è andata a abitare a Saint-Tropez. E quindi sono felice, è giusto, e sono contento perché la targa sua originale, che è la targata Treviso con targa nera, rimane, perché il cliente, essendo italiano ma con residenza anche a Monte Carlo, a Saint-Tropez, ha lasciato la targa. Da qua in poi invece partiamo con delle Porsche, che è l'altro mio amore, che ovviamente non vuole vendere. No, dai. Allora partiamo al contrario, si parte da un 993 turbo potenziato, quindi questa è una 430 cavalli a libretto, due proprietari da nuova, conosciutissima in Porsche, e questa per me in quegli anni era il riferimento, perché devi calcolare che questa macchina qua all'epoca come diretta concorrente aveva la 355, che Ferrari non me ne voglia, io adoro le Ferrari, ma in quel momento confronto a questa non c'era andava un terzo. Questa è una macchina che ancora oggi è molto sicura, è integrale, velocissima, ultimo motore aspirato, iconica, con questo alettone enorme e questo allargamento di carrozzeria, e tra l'altro si vede molto bene perché di fianco c'è un 993 normale, guarda quanto si allarga il posteriore rispetto a una classica 993. Quella di fianco 993, appunto Carrera 4, qui compri i chilometri per una macchina 94, ma 60.000 chilometri certificati. Wow! Quindi qua stai comprando il chilometraggio. Per darti dei prezzi, qui sei a 220.000 e qui sei a 100.000. Attenzione, cosa che mi sono dimenticato di dire prima, le macchine come queste due, come quella blu,
e come la Ferrari, che dopo vi faccio vedere, ho perizia giurata di un perito famoso. Siccome che quando vendo una macchina di questo livello sì. A me piace documentarla, certificarla e che ci sia una perizia, che non è la mia firma, ma un professionista che firma quello che sto vendendo. E lo certifichi di fatto. Diventa il pedigree della macchina che rimane col proprietario. Di fianco ancora, che è riservata, venerdì torna la cliente con il meccanico, abbiamo una chicca, perché questa è un Targa del 73 in condizioni monumentali. Grandissimo anno il 73. Non capisco cosa voglia dire. Meglio il 1973. Tu pensa che disgrazia il 73? Vieni a vedere l'interno. Questa è un 2.4. Ripeto, non è restaurata, ma è conservata. Pazzesco. Si sente ancora l'odore di tessuto? No, è pazzesco. Questa è meravigliosa. 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 Mamma mia. Com'è? Sì. ASI, ovviamente. ASI, targa oro, ha l'expertise Porsche, è certificata, macchina veramente bellissima. Scusate, ma questo qui è il blu per Vinca che aveva anche l'Alfa Romeo? No, c'ho nella perizia dopo te la faccio vedere. Però ci assomiglia, vero? Ci ricordo il 2000 vero. Dell'Alfa Romeo. Lo ricorda molto, non è quello. Forse era un filo più scuro quello di ASI. Lo ricorda. Di fianco invece c'è una S del 68 che non ha gli appoggiatesta. E poi c'è la vera star che è stata venduta. Abbiamo questa 1009 super leggera. Qui Alfa Romeo in quegli anni dimostrava al mondo cosa sapevano fare con le macchine. Lo stile. E la Touring super leggera, che c'è il brand dietro nel baule, e anche qui è scritto super leggera. Adesso lo trovi sulla DBS Aston Martin. Esatto. C'ha la stessa scritta. Questa è completamente in alluminio. È un super conservato, ha fatto un restauro fantastico. Questo l'anno giusto, vero? Non il 73, no, no, il 56, ma okay. Il bollo. Cioè, il bollo di quando è stata venduta. No, che vabbè. Bella. Questa è meravigliosa. Ma non penso Bob è bravo a riprendere tutto, che ci possa essere immagine che la descriva. Bisogna vederla qui dal vivo. No, bisogna venire a fare un giro, perché merita. Bisogna vederla dal vivo. Vi offro un caffè, merita un giretto. È follia. Questa è meravigliosa. Di fianco ho messo un'altra icona, perché mi piace vederla quando entro la mattina. Classica 500, però fa sempre simpatia, fa sempre Dai, bello. Ma chi non ama la 500? Questa. Cioè, quando la vedi sempre vuoi questa dire che macchina ho io? Piccolina. Tu c'ha quella elettrica, però non considerata. La mia elettrica me l'ha data Thomas. E gliel'ha venduta. No, certo. Sì, sì, sì. No, come si fa? Vado via, spengo, vado via, offensimo. Venduta io. Vado via. Forse se mi chiedi di far cambio con la Z8, non sono sicuro se c'è. Non gliela dai, non gliela dai. L'entusiasta della... Che però stasera da Bergamo per venire qua a parlare della sessione non abbiamo mica capito prendere. E possiamo guardare tutto. Ma lui fa i suoi giri, sai dove deve andare. Vi faccio vedere due cose che ci... Anzi, tre cose. Ti seguo. Vieni. Allora, ovviamente sempre cose che non vuol vendere. No, allora, ti spiego i tre motivi. Cominciamo da quella in mezzo. Questa è una 360 Modena. E del 2000, e la particolarità è che è una vettura atelier blu pozzi e ha l'interno crema con il filo cucitura blu e il cruscotto blu, cioè una vettura atelier ordinata così dal proprietario, che aveva gusto a quanto pare. Questa, al contrario dell'altra, pensa alla coincidenza, questa arriva da Cannes, quindi una l'ho portata a casa e una l'ho mandata al mare. Questa ha 70.000 km, ha appena fatto un tagliando documentato e fatturato in Ferrari da 20.000 euro. Abbiamo fatto tutto, frizione, pompa dell'acqua, cinghie, ma perché era ferma da molti anni. Macchina è bellissima dal vivo, secondo me, eccezionalmente bella. E qua c'è una trattativa, però per adesso è ancora libera, quindi se qualcuno gli viene voglia di fare un investimento velocemente, anche questa è periziata, quindi qui c'è una perizia giurata. Incredibile, ne vuol vendere una? Sì, no, voglio vendere qualcosa. E poi c'è una love story. Questo è la primissima serie, quella da Ranzani. Esatto, questo è un brutto matrocolo, nel senso che ho venduto una Cayenne recente a un mio cliente e mi dice: ma io ho una Cayenne prima serie che nessuno vuole, perché quando vedono la Cayenne in prima serie la trattano male. Io sono andato, però vieni qua. Questa, ma dopo ti dico i chilometri alla fine. Guarda,
Io sono già venuto a vederla prima. Quando sono arrivato sono venuto a vederla subito. Questa, che a me personalmente piace ancora molto, perché secondo me è una linea bellissima, e poi, ripeto, stiamo parlando di una macchina da 11.000 euro, a 300.000 chilometri suoi, tutti tagliandati Porsche, non ha un cigolio, che sia uno. Adesso, se volete, saliamo in quattro e andiamo a Bergamo con questa. Io ti faccio vedere che in autostrada tu mi dici, non ci credo, gliel'hai messi i chilometri, perché non ce li ha. Quando lui mi ha detto, no, guarda, sono stato in un concessionario Porsche e non me la ritirano, io ho detto, guarda, te la ritiro io senza problemi. È una macchina che ho affetto, è stata la mia prima Cayenne, questa, io avevo una Turbo che era proibitiva. Questa 3.2? Questa è un 3.2. Gran Fantastico, motore. V6 che è indistruttibile, è infinita e con una cicca di tabacco ti porti a casa una macchina che secondo me ha ancora il suo da dire. Hai Ti ragione. chiudo con una macchina. No, la metro! Sì, ma parliamo di cose serie. Dopo In ti realtà questa è dico una c'è 111. dietro tanta roba qui. Questa, anche lei, Tetto incredibilmente, vinile. perché è una Mand & Plus, quindi ha il tetto in vinile. Questa, la particolarità, a parte, vabbè, che trovare, già vederle allora era difficile, Sì. trovarla adesso in queste condizioni ancora più difficile, la particolarità di questa è il proprietario. Questa era di Mario Biondi, il Ah, famoso cantante, con cui portava i bambini a scuola. Lui, questa tra era l'altro, era un omone. Rover 111, giusto? Com'è? Sì, Era una Rover 911. 111 che si chiamava. Che, sai cosa ti dico? Per curiosità e anche perché mi faceva simpatia, quando è arrivata, l'ho ritirata su una vendita di un mio cliente di Bologna, ho detto, ma sai cosa c'è? Vado a fare un giro perché, non so, mi mette simpatia sta macchina. Oh, ti garantisco che se tu la provi, tu ci rimani male. Scattante, agile, è Silenziosa. uno scoiattolo, silenziosissima, ed è una macchina Beh, che all'epoca comunque. poi anche a Milano così era una macchina che andava in mano solo a gente di un certo tipo. Esatto, era già Cioè, era l'utilitaria per alcuni clienti, non era un'utilitaria simpaticissima. da molti Forse clienti. era Kölliker, no? Il concessionario distributore ufficiale, E penso. all'epoca sì. Beppi, Sì, sì. Una Sì, Beppi Kölliker. questa è eccezionale. E poi c'è anche il fatto che il fregio, che il primo proprietario fosse lui. Però anche questa, penso te, alla perizia, periziata anche questa. Ma giusto che sia così. Ma è giusto, ha una sua Senti, io storia. so che stai, non so perché, però là c'è la vettura dei miei sogni, io non so se vuoi farla vedere o no, però la devo vedere prima di andare via. Allora, Il Range Rover Classic. Io voglio il Range Rover Classic. questa qui, tra l'altro, viene da Milano. Aspetta che sposto la Ma macchina dei miei. lascialo, Questa la macchina dei è il tuoi passeggino cuccioli. dei miei bambini. No, ragazzi, ma guardate che roba che Attento, attento perché qua ti è. stupisco. No. Allora, qui abbiamo un 3.5 benzina dell'88 automatico, quindi non meccanico. Io non so se vi ricordate, quelle meccaniche avevano una leva di cambio alta Sì, così, è vero. inguardabile. Sì, che doveva Questa è avere la gamba automatica. di Sebino nera per schiattare la frizione. Bravo. Questa ha il tetto apribile, i sedili elettrici e l'aria condizionata, tutto perfettamente funzionante. Ha un accessorio dell'epoca che era il cerchio in lega in tinta con la macchina. Tra l'altro abbiamo anche il cerchio, quello iconico a tre razze, vi ricordate? Sì, certo. Macchina anche questa, mai avuto l'impianto GPL, macchina che va benissimo. E una sera Eros l'ha presa e è andato a Cortina. Quindi garantito, è partito da qui, esattamente da qui. È andato a Cortina, ha fatto la sua serata ed è tornato. La macchina non ha detto bah. Macchina che anche qui, se pensiamo che è dell'88, una macchina che non ha un rumore, non ha un tentennamento. Non sono quelle d'oggi. Queste sono macchine che all'epoca costavano effettivamente una follia, perché dobbiamo anche contestualizzare gli anni. In quegli anni alcune macchine, per esempio le SL, alcune Porsche, questa, costavano più di un appartamento. Che se poi ci pensiamo, anche oggi, Come se adesso, io sì. compro una Urus costa più di un appartamento, se compro un Range Esatto. Rover Classic bello accessoriato, supera un appartamento in provincia. Però queste, nei 35-40 anni che sono passati, queste sono rimaste Dico macchine una cosa, indistruttibili. Gianni non si ricorda perché potenzia la sua età.
Però lui ne ha avuta una, sì? Tre porte, bellissima, tre porte, ancora al carburatore, cambio manuale perché l'automatico a quell'epoca non c'era, e hai presente quel colore blu Bugatti, passami il termine, sì, pastello? Sì, 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 era l'azzurro. Esatto. Che era quello delle foto ufficiali. Esatto, c'era pensa a avere la pazienza. Averla adesso ti sfido e ti chiedo una particolarità della tre porte, perché sai che io sono psicopatico e malato di auto. Io ne ho avute due, vediamo se ti ricordano. Allora, ti faccio una domanda, dimmi la particolarità per uscire da quella macchina lì sulla porta, cioè tu immagina la porta della macchina, no? C'era una particolarità sul pannello. C'era il maniglione verticale? No. La particolarità che secondo me era geniale, che poi hanno rifatto alcune macchine su altri modelli, ma loro per primi, aveva l'apertura, quindi se io volevo aprire la porta davanti, ce l'ho davanti, ma lo riproponevano dietro. Per cui chi stava seduto dietro. Ah, per aprire da dietro, ma non me lo ricordavo. Ce l'ho avuta. Aveva la doppia apertura a questo livello e anche a questo. Non me la ricordavo assolutamente. Chi era seduto dietro poteva ribaltare il sedile, rovesciarlo in avanti e aprirsi la porta. E guarda che era una raffinatezza non da poco. Perché vuol dire che è una cosa che io apprezzo in qualsiasi macchina, che tu la macchina l'hai studiata. Hai pensata. Tu non sei uno che disegna la macchina e dice questa macchina è bella, questa macchina piace, la metto sui social. Vuol dire che tu sei salito, hai provato e hai capito l'utilità di mettere un accessorio così banale finché vuoi, ma funzionale. E sono tutte quelle cose che a volte mi capita di vedere su delle macchine, moderne, non moderne, accessori che tu dici, ma per esempio una sciocchezza, che può essere una sciocchezza per tanti, Rolls Royce, sia sulla porta di guida, sia su quella del passeggero, ha l'ombrello. Tu dici, l'ombrello ce l'ha. Piove, apro l'ombrello, scendo con l'ombrello, salgo e lo infilo. Dove metti l'ombrello, salgo sul lavatoio. Cioè, sono tutte, uno può dire, ma chi se ne frega, sono sciocchezze. Ma ci sono. Io ho dei clienti che a volte mi fanno sorridere, entusiasti, che mi dicono, devo comprare la macchina, non so che accessori mettere, li metto tutti. Metto anche il gancio traino elettrico, che non lo userò mai, ma lo metto. Cioè, c'è gente che vuole avere 100 accessori e di quei 100 forse ne usa 10. E invece c'è chi, senza strafare, mette delle cose che in realtà ti servono. Chiaro. Cioè, attenzione, per esempio, e qua chiudo il discorso della Cayenne, secondo me, Porsche non me ne voglia, ma la qualità che c'era qua negli anni si è un po' persa. La Cayenne è rimasta una grandissima macchina, la Cayenne attuale è un'ottima macchina, ma la qualità percepita che avevano queste macchine qua non è più stato così. E questo un po' lo vedo anche su altre macchine, su altri brand. Questo uguale. Non riesco a smetterla di guardare. Posso farti vedere la radio? Sì. Perché è di un'eleganza ancora. Cioè, io sono rimasto sconvolto dalla radio. Guarda la radio. Automatico? Cioè, guarda questa è la radio. Secondo me è a livello Rolls Royce. Assolutamente. Tu trovi una macchina di oggi, andiamo in qualsiasi salone a vedere. Poi questo profumo del cuoio inglese, io divento pazzo, ma divento pazzo. Questo avrei voluto non vedere. Ragazzi, poi c'è il cielo che non cade. Ma perché questa macchina qua ha abitato sempre in garage. Non è mai stata al sole, basta guardare le plastiche del cruscotto. Sono immacolate. È pazzesca. Non oso chiederti a quanto arriva adesso la valutazione di una macchina. Ma qua siamo sui 22.000 euro, non è neanche una cifra. Questa è Jasi Targa Oro, ha già superato i 30 anni, ma se pensi che di nuovo con una cifra non elevatissima è una macchina che puoi tenere in montagna, alla casa al mare. Adesso ho un cliente che vuole venire a vedere per portarla in Sardegna, perché la casa in Sardegna, dice, la lascio là, stacco la batteria d'inverno e l'estate quando sono là la uso. E ripeto, questa, se tu la metti in colonna, clima acceso, è una macchina moderna, cioè non ti dà alcun problema, questa come questa. Completamente elegante. Pazzesca. Per me è una linea iconica questa. Pazzesca. Vabbè, sentite ragazzi, io sto sudando, ma non per il caldo, perché sto vedendo delle robe che mi riportano quei Range Rover, il Cayenne, porterei via. Io sono un po' più per le classiche, come avrei capito. Certo. Però devo dire che è veramente una meraviglia. Io alle classiche ci sono arrivato, invece. Per me è stato un percorso diverso. Perché tutto è nato, io da ragazzo la mia prima macchina bella è stata una CLK, che adesso quando la vedi, insomma, poverina,
cioè, fa quel che può, è piccola, se adesso guardiamo le proporzioni delle, tu basta e guardi questa rispetto a Range Rover di oggi è molto più piccola, la CLK del 2000 la vedi oggi, è corta, è stretta, quindi fa un po' tenerezza vederla. Fatalità mi è successo un po' di anni fa di trovarne una abbandonata veramente in malo modo in un garage piena di polvere, però aveva 16.000 km da mano. Io l'ho comprata e lì è scoccato qualcosa, cioè è tornata quella voglia di vedere le cose di un po' di anni fa. Ora ti ripeto, per sincerità, se mi dici ma andiamo a fare un giro con la 500, facciamo un giretto fino sul lago e poi non mi sentirei neanche di far di più. Se però mi dici prendiamo la Cayenne, andiamo a Genova a mangiare il pesce, ci vado. E con questa mi dici andiamo a Cortina, tra l'altro apro e chiudo parentesi, questa è stata a Cortina quest'inverno per i 30 anni di vacanze di Natale, c'era Jerry Calà che è di Verona, era Eros è andato e mi dice guarda, Eros sua personale ha una G63 come la tua, mi ha detto mi credi che guardavano di più questa che la G63, questa la fotografavano e la guardavano tutti, ti immagino. E questo mi succede anche quando vado via, è successo col Pagoda, con l'SL, tu devi vedere che roba, la gente impazzisce, quindi c'è stato anche da parte proprio della gente una cultura diversa sul classico, la gente si è riavvicinata. Beh, Bob, non andare lontano quando giravi col tuo pick up, stessa cosa. Ecco, però sono più legato a queste, cioè io questa qui la porterei, me la impacchetti, la porto via adesso. Stesso dicasi per il Cayenne, che quando è uscito lo odiavo perché non la sopportavo, adesso la trovo affascinante come poche. Queste sono delle parabole, perché ti dico anch'io sinceramente, quando l'ho vista la prima volta la Cayenne, ma cos'è? Sembrava una 911 sollevata e non capivo. E questo fa parte del discorso che abbiamo detto prima, che ci sono delle macchine che quando partono, partono male, cioè dici ma non mi piace, che brutta, la odio, non la sopporto. Poi passano gli anni e adesso per dirti mi piace 100 volte di più di quando è uscita. Stesso identico discorso, la 360 Modena a me non piaceva particolarmente. È stata la mia prima Ferrari personale, ce l'avevo Spider, però la linea non mi ha mai convinto del tutto. Invece negli anni effettivamente l'ho trovata bella. Un esempio in piccolo, vi ricordate l'auto bianchi Y10? È stata la mia prima macchina. No, perché mi hai detto l'Y10? Carogna, sei maledetto. L'Y10 non l'ha voluta. Poi ha cominciato a ingranare, ma non si riusciva a comprare. Apro e chiudo la Allora, la Y10 sono legato sentimentalmente perché è stata la mia prima macchina. Ero andato a lavorare a Torino e sono arrivato squattrinato. Avevo iniziato a lavorare da pochissimo e mi ricordo uno che adesso siamo rimasti amici dopo tutti questi anni, mio carissimo amico di Torino che si chiama Marco, mi vende questa Y10 all'epoca a 900.000 lire. Siamo nel 98. Oh. 900.000 lire all'epoca, non so se vi ricordate, compravi un telefonino perché lo StarTAC costava 700-800.000 lire. Mi compro questa Y10, Torino 80-116P era targata. Mi ricordo la targa. Ed era una LX bianca con l'interno azzurro. Che quando l'ho vista ho detto mamma mia che macchina sfortunata, poi la uso, la comincio a usare per andare a lavorare e mi affeziona a sta macchina, tanto che avevo un cliente all'epoca che faceva il demolitore e mi dice ti faccio un regalo perché mi stai simpatico, mi regala l'interno in Alcantara azzurro, bellissimo, io me lo sono X credo, esatto, me lo sono montato questo interno in Alcantara e la macchina per me era bellissima. Adesso mi è capitato di incrociarne una, ma sai che quasi mi commuovo. Ne abbiamo venuta in mente, non per chissà cosa, perché questa settimana ne abbiamo riparata una. Sì? Sì, c'aveva già iniezione, già il 1100 IE, c'aveva la sonda lambda bloccata, quindi era inguidabile. Sarà stata, se già iniezione, 90, con la 90. Sonda lambda, quindi già con 92, il 93. Giù di lì, immaginati. Che poi c'era la versione mia, ti ricordi? Sì, però chi mi piaceva da pazzi? Che Omar non dice, che io l'ho visto in officina una volta, che era le lacrime, perché per me è la sua macchina per eccellenza, non lo sta dicendo. Quando c'è la Ravenna 5,66. Vabbè, mi state facendo soffrire troppo stasera. Ma lo sai che era le lacrime? Mi ricordo che io avrei dato un rene per quella macchina. Ma qua apri un discorso che diventa intimo e personale, perché era la macchina a quel punto. Mio papà, buon anima, mi portava la e quindi per me il 5,66. Vai, viene a pelle d'occhio. Nero, nero. Poi all'epoca io ero un bambinetto come mio figlio, che adesso ha 3 anni e mezzo. Vedere arrivare mio papà
con questa macchina che per me all'epoca era enorme, era lunghissima. Scendere con questa cravatta mi sembrava, per me che ero piccino, avevo 3 anni e mezzo, 4, mi sembrava Berlusconi. Cioè, avevo... Mi ricordo c'era anche la Brabus, c'era mamma mia. C'è la foto, la ancora oggi quella sarebbe una macchina che dà del filo da torcere tanti, ma scherzi, sai cosa mi raccontava mio padre? Che all'epoca aveva degli amici che avevano la Porsche, le Carrera di quegli anni là, quindi parliamo 83, 84, 85. Poi mi diceva sempre, loro allora andavano in autostrada, non è come adesso, esatto, tutor, autovelox, allora facevano la sparata, correvano, mi dicevano, loro con le Porsche a 200 all'ora sudano e sono aggrappati al volante. Io a 200 all'ora, all'epoca, avevo il telefono in macchina. Cioè, per farti capire com'era la macchina. Era anche lì, secondo me, Mercedes in quegli anni studiavano molto la velocità, studiavano come la macchina si comportava in autostrada. Poi in quegli anni gli avevano qualità eccessa, senza l'ombra di paragone con nessun altro. No, e posso dirti, ma questo però diventa, non dovrei dirlo da venditore, ma lo dico perché per me è così, Mercedes per me rimane comunque a modo suo un riferimento, nel senso che se io prendo una macchina che ha 20 anni, 25 anni, 30 anni, un SL che ha 35 anni, vedi la vera qualità, vedi perché costavano molto più delle altre. Esatto. Se prendo altri marchi blasonati, non sempre la vedi, capisci? Quindi io poi, anche per motivi miei, sono molto legato, mio padre è sempre stato Mercedes, però ti dico, la qualità percepita, io sai, avevo l'SL 63 l'ultima, per me era una grandissima macchina, l'ho venduta contro voglia anche quella, ma l'ho venduta. Quella perla, bianco perla con la capota rossa. Opaca. Per me, cioè non c'era Porsche, però ovviamente è il mio, cioè non sto dicendo che è così. No, ma me l'hai fatta provare. A gusto mio. Cosa stai vedendo di farto? Esatto, quella che me la menava, sì. Se saltavo su di corsa, sulla tua macchina, perché magari stava piovendo, c'era il sensore del battito cardiaco, mi chiamava il 911, il 100, il 118, il 103, il 118, quello che è l'ambulanza, perché diceva che rischio di infarto. E dopo con l'aggiornamento i Mercedes l'hanno risolto, ti ricordi? Bah, lì c'è anche troppa tecnologia, che sì, anche su esatto. Questo io divento un po' controvoglio se trovi qua, perché tutta sta tecnologia. Però ti dico, la macchina era eccezionale. Come per me, anche qua c'è una diatriba, chi dice che la Q8 e la Urus, infatti le ho volutamente messe una a fianco all'altra, c'è chi dice che sono le stesse macchine perché il telaio è lo stesso, perché il motore comunque è quello dell'RS6, io ti posso garantire che se ti vendo e ti faccio provare una e ti faccio provare l'altra, senti, percepisci che non è la stessa macchina. Per quanto loro siano stati bravissimi commercialmente a fare, no, non è questa la Urus, questa è la macchina dei miei gemellini, che non usano più e quindi me la tengo qua, però se tu provi la Urus senti e percepisci che anche qua hanno fatto qualcosa per fare sì che non sia la Q8, che poi ci siano una montagna di pezzi uguali, che ci sia della componentistica uguale, che non sono d'accordo perché per esempio tutta la parte centrale del tunnel, climatizzatore e radio, infotainment è identico a quello della Q8. Però se effettivamente la guidi e la guidi un giorno, capisci che non è la stessa macchina. Beh, Urus calcola che monta il turbo dell'RS6R, monta il turbo, quindi già una differenza marcata meccanica. Qua parliamo di meccanica e tu sei sicuramente più esperto. Ecco, ti faccio vedere una cosa, Bobby, che ho voluto fare io, ma perché io sono di nuovo, ripeto, mica tanto a posto. Una cosa che a me non piaceva di Urus è che è tutto aperto. Vedi che qua proprio sì. I radiatori sono a vista. Sì. Sulla mia, che è questa nera, ho fatto montare un grigliato, che è quello di Aventador, per far sì che innanzitutto non entrino foglie, sporco, sasso. Esatto. E tutta la parte meccanica rimane protetta. In tonsa. Certo. Mentre se vuoi l'altro, con i radiatori vedi che un po' si rovinano. Sì, gli intercooler lì una botterella ce le prendono. Dopo sai, il meccanico Lamborghini mi ha detto... Non so dirti se si raffredda di più o di meno. Beh, ma non è una griglia così fitta. Non è una griglia così fitta, è una griglia che anche secondo me esteticamente comunque mi piace vedere. Sembra più completa, Qui sembra... Sembra, cioè quando le vedi una di fianco all'altra vedi proprio una differenza
che dopo io c'ho un po' la maniera della griglia. La prima volta, ti ricordi sulla GT3 mia? Io avevo una GT3 911, che anche lei aveva il problema che aveva il radiatore a vista, e il carrozziere mi fa, ti monto una griglia. Effettivamente la macchina non scaldava, ed effettivamente quando mi fermavo trovavo lo sporco qua davanti, perché sigarette spente, foglie, sassi. Un attimo, sai. E mi restava pulita la parte sotto e meccanica. Ecco, questa era una chicca. Che denota la passione che hai. Va bene, ragazzi. Le differenze tra queste qua, Omar? Queste due sono uguali. La verde invece è una performante. Che quella l'ho venduta all'ex proprietario di questa. Adesso è una performante super accessoriata, bellissima, perché è verde, col tetto in carbonio, ha tutti gli accessori in carbonio, ha più cavalli, e anche lì, cosa che non pensavo, provando queste due e poi provando la sua, effettivamente qualcosa di diverso c'è. Qualcosa. Sì, devo dire la verità. Mentre magari da fuori dici, ma è una manovra commerciale, sì, però capisci che puoi trovare quello che non lo capisce, ma puoi trovare lo smaliziato che invece capisce se c'è qualcosa di diverso, lo percepisce. Va bene, ragazzi, io vi adoro, è stato bellissimo. Grazie Omar. Grazie, quando volete. Da Heritage Luxury Cars, Marino, io e te ci vediamo sui tuoi banchi. Come al solito. Io ti vedo invece sui tuoi... Cosa vuol dire? Sulla 500 elettrica. Smettila, mettila via sta roba, rovini la puntata, dai! No, aspetta, solo una chicca, poi puoi chiudere. Quando sei salito con me, cosa mi hai detto? Che va molto che bene. Che macchina. Che va molto bene. È bellissima, ma velocissimo. Però qui lo dico e qui lo annego, ma no. Non la vuole. Cancella. Cancelliamo tutto, resettiamo. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille. Complimenti, Omar, fantastico. Ciao. Ciao.